Sciopero oggi dei lavoratori del centro turistico del Gran Sasso che dopo l'infruttuoso incontro di ieri con centro turistico e proprietà hanno deciso di fare un presidio alla Fontana Luminosa dove c'è la sede dell'Infopoint, gestito sempre da loro. Ad oggi non sono state prospettate soluzioni a salvaguardia dei lavoratori, una ventina a tempo indeterminato e una ventina stagionali. Soprattutto per i secondi al momento non ci sono possibilità. Loro chiedono la ricollocazione in altre partecipate del comune nel periodo di fermo della funivia, che sarà lungo. Insomma, vogliono lavorare. Non si escludono altre azioni di protesta. Questa mattina c'erano lavoratori e sindacati e anche alcuni esponenti politici di opposizione a sostenere la battaglia. Purtroppo lo stop dell'impianto ha ricadute sui lavoratori, ma anche sulla montagna aquilana in generale. Sul Gran Sasso intanto martedì ci sarà una commissione comunale apposita. È una situazione drammatica non solo per i tempi indeterminati ma anche e soprattutto anche per gli stagionali e per quei tipi di contratto a 6 mesi, a 10 mesi che dovranno perdere una parte del loro salario. Non ci sono coperture, purtroppo con gli incontri che abbiamo avuti con la proprietà per il momento l'unica prospettiva era quella della cassa integrazione, non c'erano altre situazioni alternative che erano la possibile soluzione del problema in base anche alla tempistica della soluzione della funivia, cioè il cambio delle funi con i tempi tecnici che è. Noi abbiamo chiesto che comunque anche in questo lasso di tempo si garantisca a queste persone forza lavoro di rimanere a fare il proprio servizio, non tanto all'azienda anche se non ci sono le possibilità, ma anche con le altre partecipate. Noi amiamo il centro turistico del Gran Sasso, noi vorremmo tornare lì a lavorare, appena finita tutta la baraonda di questa situazione. Noi chiediamo alla proprietà che i lavoratori stagionali vengano ricollocati in altre aziende ex municipalizzate. Ecco, per quanto riguarda invece chi come te per esempio ha un contratto a tempo determinato c'è però una forte preoccupazione perché di fatto il lavoro è fermo e si dovrà accedere a qualche strumento. Certo, bisognerà vedere con la cassa integrazione come provvedere a pagare gli stipendi che attualmente ci dicono che non sono, cioè abbiamo 2 mensilità e poi basta.